passerei la parola al professor Maurizio Festanti, che è direttore della biblioteca Panizzi, e a Davide Zanichelli di Netribe per la presentazione del sito internet. Adesso vediamo se... Sì, buonasera. Io molto brevemente cercherò di illustrare lo stato dei lavori su questo strumento, il sito internet dedicato a Prampolini. L'indirizzo è appunto www.camilloprampolini.org, che costituisce una delle attività che il Comitato Nazionale per la Valorizzazione della Figura di Prampolini ha deciso di promuovere nell'ambito delle celebrazioni. Questo strumento, nato dalla collaborazione di molte persone e realizzato da Netribe di Davide Zanichelli, che collabora alla mia presentazione, nelle intenzioni dovrebbe assolvere a due funzioni principali: quella di fornire informazioni essenziali sulla vita e l'opera di Prampolini, offrendo notizie di base e strumenti di orientamento per chiunque voglia inoltrarsi nello studio della sua personalità, della sua attività politica e del contesto storico in cui tale attività si svolse, e quella di rendere fruibile anche a distanza tutta la documentazione esistente, facendola conoscere attraverso gli strumenti propri della ricerca e fornendo quindi nuovi spunti di approfondimento e di analisi. Queste due funzioni, strettamente connesse tra di loro, sono individuate anche graficamente nelle due sezioni della pagina iniziale, che ci offre da subito una doppia possibilità di percorso. La prima sezione fornisce le informazioni di base ordinate in tre ambiti: biografia, bibliografia e iconografia. La seconda invece è tutta dedicata ai materiali documentari sotto la dizione centro di documentazione. La terza sezione, dedicata più direttamente alle celebrazioni, fornisce informazioni sulla composizione del Comitato Nazionale, del Comitato Scientifico e sulle attività di carattere istituzionale e scientifico promosse appunto in occasione delle celebrazioni prampolignane. Il sito è naturalmente in divenire, perché mentre alcune sezioni, come la prima, sono definite all'80%, la sezione del centro di documentazione è in via di allestimento. I tempi di implementazione sono connessi al piano di lavoro relativo, da un lato, all'ordinamento e alla catalogazione del fondo prampolignano conservato alla Biblioteca Panizzi, già avviato attraverso una borsa di studio assegnata al dottor Francesco Gibertoni, e dall'altro a tempi tecnici di digitalizzazione dei materiali documentari cartacei da rendere accessibili in internet. Ecco, per quello che riguarda la prima sezione, la biografia, curata in particolare da Mirko Caratteri, è consultabile in due diverse modalità. Una più dinamica, che si scorre cronologicamente lungo una timeline che ha una sezione principale relativa appunto agli eventi più significativi della vita di Prampolini. Se prendiamo ad esempio l'anno 1900, la scorriamo in alto, sulla base del timeline, e la prima sezione comprenderà appunto gli eventi più significativi di quell'anno della vita di Prampolini, contestualizzati però in riferimento a tre ambiti: quello nazionale, quello della storia del socialismo e quello locale, in modo da avere una visione complessiva, diacronica, cioè sincronica, cioè degli avvenimenti relativi all'attività di Prampolini e invece di quello che succede in Italia e sulla storia del socialismo, oltre che a Reggio Emilia. Possiamo fare un altro esempio, col 1921, ad esempio, anno anche questo particolarmente significativo, con appunto la stessa modalità di consultazione. La seconda modalità è più statica e presenta in modo più tradizionale le stesse informazioni su tre fasi che scorrono in parallelo. La bibliografia, invece, è tratta in particolare dai lavori di Giorgio Boccolari e si articola in tre settori: gli strumenti di orientamento, che sono così le opere bibliografiche generali, i testi di Camillo Prampolini, cioè gli opuscoli di propaganda, i discorsi, i principali articoli e l'epistolario,
e i testi di Suplampolini, suddivisi in due sezioni, scritti coevi e bibliografia critica successiva, a sua volta articolate in testi biografici, saggi, testimonianze, commemorazioni, opere sulla Reggio Prampoliniana e sul ruolo che Prampolini ha giocato nel socialismo italiano. La terza sezione, dedicata all'iconografia, è una rassegna delle immagini più significative, tratte soprattutto dal fondo prampoliniano della Panizzi, per offrire una panoramica delle immagini della vita e dell'opera di Prampolini che arricchiscono così con una documentazione visiva le notizie fornite nella biografia. Ecco, qui vedete alcuni esempi. Sono fotografie, cartoline, testate di giornali, lettere, che compongono un po' il quadro anche iconografico della situazione locale e nazionale e in particolare sulla vita di Prampolini. La seconda sezione invece si può definire la sede virtuale del centro di documentazione che intende proporsi a livello nazionale come una struttura di riferimento per lo studio dell'opera prampoliniana in tutti i suoi molteplici aspetti e come fulcro attorno al quale far convergere le ricerche, le proposte culturali e le iniziative editoriali. Naturalmente il primo compito del centro di documentazione è quello di rendere accessibile agli studiosi di Prampolini, della storia del socialismo e del movimento operaio, le fonti di ricerca, a partire appunto dalla ricca documentazione conservata alla Panizzi e di cui i nuclei fondamentali sono costituiti dall'archivio Prampolini, strettamente inteso, così come è pervenuto in biblioteca grazie all'assito di Valli Paglia Bergamini, moglie di Alberto Paglia, cugino di Prampolini, che a sua volta lo ricevette dalla figlia dello stesso Prampolini, Piera. Nell'archivio sono conservati in particolare le oltre 400 lettere ricevute da Camillo Prampolini da illustri corrispondenti, tra cui figurano i principali leader del socialismo italiano, Turati, Costa, Kulisiov, Treves, Enrico Ferri, Antonio Labriola, Bissolati, Zibordi, eccetera, e celebri personalità come Roberto Ardigò, Cesare Lombroso, Edmondo De Amicis, Felice Cavallotti, Napoleone Colaianni, Giustino Fortunato, eccetera. Poi una folta corrispondenza familiare in cui sono conservate le centinaia di lettere inviate tra il 97 e il 1926 da Prampolini alla sorella Lia e alla figlia Piera con le relative risposte. Numerosi scritti autografi di Prampolini, molti dei quali risalenti agli anni universitari e decisivi quindi per lo studio della sua formazione intellettuale. I documenti personali e familiari, diplomi, certificati, attestati, fondamentali per ricostruire con esattezza la biografia prampoliniana, un cospicuo nucleo fotografico che ci restituisse, come abbiamo visto, il quadro complessivo dell'iconografia prampoliniana e infine gli opuscoli di propaganda politica pubblicati da Camillo Prampolini. Assieme all'archivio è stata acquisita dalla Panizzi anche quello che è sopravvissuto della biblioteca di Prampolini, che per quanto impoverita si rivela comunque come una fonte di primaria importanza per individuare le componenti culturali che hanno contribuito alla sua formazione intellettuale e politica. Alla Panizzi poi è conservata la collezione completa della Giustizia, il settimanale fondato e diretto nell'86 da Prampolini, al quale si aggiunge a partire dal 1904 l'edizione quotidiana diretta da Giovanni Zibordi. Per 40 anni, fino al 1925, la Giustizia fu la voce del socialismo reggiano e del socialismo riformista italiano e rappresentò per continuità e diffusione un'eccezione nel panorama della stampa socialista. Ecco, oltre a questi nuclei principali alla Biblioteca Panizzi è custodita anche altra documentazione di interesse prampoliniano, tra cui ricordiamo ad esempio il ricco archivio di Giovanni Zibordi, leader assieme a Prampolini del socialismo reggiano e per tanti anni suo stretto collaboratore, le carte del dirigente socialista reggiano Amilcare Storchi, la documentazione relativa alle origini del movimento socialista reggiano ed in particolare le carte del comitato operaio elettorale del 1882 e della Consociazione Operaia di Reggio Emilia negli anni 83-84, gli archivi di Renato Marmiroli e di Giannino Degani, entrambi studiosi della storia del socialismo reggiano ed in particolare del pensiero dell'opera prampoliniani, le raccolte complete degli altri giornali prampoliniani come lo Scamiciato e la Reggio Nova.
Ecco, i materiali documentari, in particolare dell'archivio Trampolignano, dovranno essere ordinati, catalogati scientificamente, come già abbiamo iniziato a fare, e immessi in un database che renda accessibili i dati catalografici attraverso una molteplicità di chiavi di ricerca. Non solo, dove è possibile, questi materiali dovranno essere consultabili a distanza attraverso la loro digitalizzazione e la loro pubblicazione sul web. Nella sezione appunto opere digitali abbiamo un primo esempio di questo obiettivo a partire dalla raccolta della giustizia che abbiamo completamente digitalizzato e di cui come esemplificazione di ricerca abbiamo inserito i primi anni. Non so se hai già fatto vedere un esempio di ricerca. Ecco, questa è la possibilità di vedere, appunto, consultare in modo diretto la giustizia, come avremo già modo di vedere. Pensiamo qui di raccogliere invece nella mediateca, che è un'altra delle sezioni del centro di documentazione. Anche materiali visivi e sonori, e per iniziare abbiamo pensato utile pubblicare un documentario su Prampolini che venne realizzato dalla nostra biblioteca nel 1986 in occasione della mostra del centenario sulla giustizia, di cui vediamo un brevissimo spezzone. La mia salma, non vestita, ma soltanto avvolta in un lenzuolo, sia trasportata al cimitero in forma civile, sopra un carro d'ultima classe, senza fiori, non seguita dai miei familiari, e venga cremata, non sepolta. Né al cimitero, né altrove, nessuna lapide, nessun segno che mi ricordi. Coerente al suo stile di vita, Camillo Prampolini raccomandò il silenzio intorno al suo nome. Ma da circa un trentennio era ormai nel mito, un emblema. Già nel 1905, in occasione del 20° anniversario del giornale La Giustizia, Filippo Turati e Anna Kulishov scrivevano: «A noi tutti, che combattemmo per la stessa causa, sarà gloria bastante essere ricordati in mucchio come suoi fratelli d'arme e come suoi discepoli». Ecco, credo che questa citazione possa bastare per avere un'idea del taglio del documento. Ecco, crediamo con la realizzazione di questo sito che la realizzazione di questo sito contribuisca a far sì che la scadenza del 150° anniversario della nascita costituisca un'opportunità per riproporre Camillo Prampolini all'attenzione del grande pubblico e per rilanciare l'iniziativa sul suo pensiero e sulla sua attività politica, entrambi decisivi per comprendere le linee di sviluppo politico, economico e sociale della moderna storia della nostra realtà. Vi ringrazio.